È ancora lunga la strada di riconciliazione tra Italia, Germania e Francia sulla questione dei flussi migratori nell'ambito dei salvataggi in mare, anche se con la Francia ci sono dei primi segnali di distensione. Il ministro degli esteri italiani a Parigi per un incontro con la sua collega Catherine Colonna per affrontare la questione dei respingimenti a Ventimiglia. Giovedì poi è atteso a Berlino, dove si confronterà con la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock. Con la Germania invece la tensione è più alta. La presidente del Consiglio Meloni, in una lettera indirizzata al cancelliere tedesco Scholz, domanda retoricamente se l'accoglienza di chi fugge dall'Africa non dovrebbe essere facilitata sul territorio tedesco piuttosto che su quello italiano, in riferimento al fatto che la Germania, non coordinandosi col governo italiano, ha deciso di aumentare i fondi diretti alle ONG che operano nel Mediterraneo. Su questo duro anche l'intervento di Salvini, conto che il governo tedesco smetta di finanziare chi partecipa a un flusso inaccettabile di immigrati irregolari nel nostro paese, ha detto il ministro dei trasporti. Da ieri infine a Pozzallo è attiva la prima struttura di trattenimento dei richiedenti asilo per svolgere le cosiddette procedure accelerate di frontiera.